Mister Mennillo, bene nel primo tempo, un po' meno nella ripresa. L'esamina è perfetta. Questo è il caso di dire, come un famoso spot di una partita di Lino Banfi, dove praticamente dice il gol a freddo ci ha fatto male, il gol a freddo nostro praticamente ci ha fatto male, insomma, in definitiva. Forse ci siamo rilassati un pochettino sul fatto che comunque il primo tempo abbiamo giocato, penso, decisamente bene e meritavamo ovviamente il discorso, sicuramente il vantaggio. E evidentemente il secondo tempo ci siamo rilassati un pochettino troppo e noi non ce lo possiamo permettere per ovvi motivi dal punto di vista fisico, atletico e soprattutto mentale, perché stasera abbiamo perso anche la testa dal punto di vista mentale. Come si può uscire da questa situazione anche di classifica? Diciamo che alla luce di questa sera diventa un pochettino difficoltoso, perché, torno a ripetere, peccato per una prestazione che, insomma, se avessimo mantenuto a livello mentale, non dico a livello fisico, ma a livello mentale, una partita che sicuramente si poteva portare in porto. E dobbiamo rimboccarci le maniche sperando di riacquistare mentalmente il giusto equilibrio per poter proseguire il campionato, e speriamo bene. Tutto là. Mister Volpe, un esordio così da sogno? Da sogno è una parola grande. Comunque mi fa piacere per i ragazzi, per la partita disputata, in quanto al primo tempo onore e merito a loro che non ci hanno dato la possibilità di giocare come volevamo, ben sistemato a centrocampo in tutti i reparti. Abbiamo subito un gol inaspettato. Poi abbiamo dovuto nel secondo tempo cambiare il modulo perché così stavamo soffrendo. Avendo trovato il gol del pareggio ci siamo un po' sbloccati, abbiamo iniziato a dare gioco per come sappiamo fare, per quel po' che sappiamo fare. Sicuramente abbiamo margini di miglioramento che ci porteranno, speriamo, a fare qualcosa in più. Poi qualche episodio magari un po' così di fuoco non ha fatto in modo che la partita, diciamo, andasse come doveva andare. Però nel calcio si sa, gli screzi ci sono, poi finisce la partita e si è tutti a posto. Dove può arrivare questa squadra a fine anno? Ma io penso a questa vittoria, penso a fare allenamento giovedì. Poi dove può arrivare lo vedremo durante il corso di questo campionato, che è un campionato comunque non facile. Io sono venuto con loro per la prima volta, quindi so che ci sono squadre ben composte e con giocatori validi. Adesso vediamo nel proseguo che cosa riusciremo a fare. Sicuramente speriamo di avere un po' più testa e giocare il gioco del calcio in modo migliore.